Finita da poco la partita qui allo Stadio Olimpico, i giocatori sono ancora sotto la curva a prendersi il giusto tripudio per questa vittoria in Champions League. Cominciamo con le pagelle, provvedelle 7, 8, 9, 10, potremmo dargli qualsiasi punteggio, visto che ha fatto una parata strepitosa nel primo tempo e al 96esimo un'altra parata che salva il risultato. Quindi voto 8 per Provedel. Lazza di 6,5, gioca una partita che commette, in cui ci sono molti errori ma anche grande efficacia, quindi sicuramente una partita importante. Patrick e Romagnoli 6,5, entrambi concentrati, hanno sofferto ma hanno protetto la porta di Provedel. Anche Yusai ha giocato una gara difensiva ma molto attenta e molto concentrata, anche lui 6,5. Kamada, probabilmente la sua partita è insufficiente, ma gli diamo 6, un 6 di incoraggiamento, perché ancora fa fatica ad entrare negli schemi di Maurizio Sarri. Gentuzzi, che viene schierato al 52esimo minuto, voto 6,5 perché ha lottato e la sua chioma si è vista svolazzare un sacco di volte sul rettangolo di gioco. Bene anche l'ingresso di Pellegrini, a cui diamo una sufficienza perché ha protetto il pallone, ha fatto ripartire la squadra ed è stato un buon approccio alla partita, è entrato al posto di Yusai. Vesino 6,5, lo so non è una partita spettacolare ma di grande intensità, sbaglia poco, lotta, combatte e fa una partita di grande interdizione. Rovella gioca pochi minuti, quelli finali in cui bisognava sradicare i palloni e li ha sradicati. Voto 6,5. È come sempre pericoloso, imprevedibile, mai giù di corda. Lui del resto, come Felipe Anderson, è l'unico giocatore che non viene mai sostituito da Maurizio Sarri. Peccato che, ripeto, sia uscito zoppicando. Speriamo che non sia nulla di grave in vista del derby. 6,5, 8, 9, 10, 11. A Ciro Immobile che segna il gol vincente, torna al gol e realizza il 200° gol con la maglia della Lazio. Non c'è proprio nulla da aggiungere. Castellanos 6, entra bene in partita, fa sportellate, ha anche delle occasioni gol, però fa quello che doveva fare. I primi 20 minuti di Zaccagni sono degni del suo ritorno in nazionale, poi però si spegne un pochino e anche lui soffre di un problema fisico dovuto a un movimento innaturale del suo ginocchio che lo fa restare in campo, ma in maniera un po', passatemi il termine, menomata. 6,5, 6,5 anche per Pedro che entra ma fa una partita difensiva e di grande sostanza, e 6,5 anche a Maurizio Sarri che questa sera ritrova la Lazio con grande garra, grande carattere, grande concentrazione e trova una vittoria importante. Dai Lazio.